Ciao a tutti e pronti per un'altra idea? Vi faccio subito vedere di cosa si tratta. Avanti. Ecco, io vorrei risolvere un piccolo problema. Capita spesso di fare dei fuoricentri e quando facciamo fuoricentri dobbiamo inserire degli spessori, dobbiamo alzare, abbassare, stringere, però ci vuole sempre lo spessore preciso, perfetto. E molto spesso non c'è quello perfetto. Allora io vorrei costruire una griffa matta, diciamo così, se si può dire, che si possa regolare, che possa fare per conto suo e possa fa fare il fuoricentro desiderato in base alla taratura che gli diamo. L'idea era quella di mettere un grano filettato qui e un altro grano filettato qua, in modo che la griffa si tiene un giro indietro e poi si regola il grano in base al fuoricentro che serve. Se il fuoricentro è grande, stiamo indietro due giri completi. Vi dico subito che questa idea non è mia, mi è stata passata da uno che segue i miei video, si chiama Mark Red, che lo saluto e lo ringrazio. Perché lui momentaneamente ha le macchine fuori uso e ha dato il compito a me di fare questa, di sviluppare questa idea. E io ovviamente l'ho subito recepita. Adesso io non so se sia un'idea innovativa oppure se è un'idea già consumata, diciamo. A me non piace copiare le cose di altri. E non l'ho mai vista, ma è anche vero che sulle griffe sono state fatte milioni di modifiche, quindi chissà. Da prima avevo pensato di fare una griffa da zero. E poi guardandola bene modo, non è così semplice da fare e richiederebbe molto molto tempo, perché chiaramente il filetto che si chiude su se stesso ha tante difficoltà. La prima è che i denti sono inclinati naturalmente. Il secondo è che l'anella che passa, il filetto che passa, de deve andare bene sia il filetto grande e sia quello piccolo dell'interno, sempre sulla stessa griffa. Di conseguenza, la parte interna è leggermente curva. Infatti, se noi misuriamo il centro, mi dà 4 praticamente, se misuriamo l'esterno da 4,50, proprio per lasciare passare la differenza della rasatura del filetto. Poi ho guardato i prezzi su AliExpress, roba cinese, ho visto che per il mio mandrino le K11 160 costano 20 euro. Dico, e cosa sto a fare? Perdere un giorno per fare dei filetti che magari poi mi vengono anche male? E la seconda, perché così chi vuole emulare, che vuole ricopiare questa idea, ha modo anche lui di poter comprare un set di griffe che costano poco e di modellarle come ho fatto io. Ecco, questa è una cosa che tutti possono riuscire a fare. E così me ne rimangono due per fare altri lavori. E niente, cominciamo a lavorarla. Naturalmente questa griffa è in acciaio temprato ed è durissima, quasi impossibile da lavorare così, ma a tutto c'è una soluzione. Venite con me. Ecco, ora sono nella casa in campagna, nella casa vecchia, così che si sta bene. Questa è una bella vita. E adesso proviamo a prendere la nostra griffa e la scaldiamo bene a modo, la facciamo diventare color ciliegia e poi la lasciamo raffreddare al naturale e così si dovrebbe perdere un po' di tempra, se non totalmente. Adesso accendiamo il tutto, accendiamo. Ecco, abbiamo acceso, adesso aspettiamo che diventi bello rosso. Ecco, l'ho lasciato raffreddare al naturale
Quindi adesso dovrebbe aver perso tutta la tempra e dovrebbe essere lavorabile. E dopo naturalmente faremo l'operazione inversa. Questa è la mia piccola forgia e oggetto di un video che eventualmente vi metto qui in alto, vi metto il link e ve lo metto anche sotto nelle descrizioni. Molto minuta, piccola, comoda. Ne ho una vecchia più grande che non uso più praticamente da quando ho fatto questa. Consuma molto meno e per fare gli oggetti piccoli è eccezionale. Siamo tornati nel mini laboratorio. È un metallo duro, si sente, però adesso è lavorabile. A questo punto voglio provare anche con la fresa. È un 65 HRC, spero di non rovinarla. Anche la fresa lavora bene, quindi vuol dire che la tempra l'abbiamo eliminata completamente. Io direi che ora possiamo togliere dalla morsa questo pezzo che praticamente è quasi finito. Ecco la nostra griffa completata. Ora ci mettiamo due grani, uno più lungo dietro e uno più corto davanti, sono M10.
Eccolo lì che esce. Davanti ci mettiamo quell'altra più corta, naturalmente. Ed eccoci pronti anche qui. Così abbiamo due grani da poter regolare in base al lavoro che dobbiamo eseguire. Adesso non mi rimane che andare a tornare a rifare la tempra in questo pezzo con un po' di rinvenimento, 250-300 gradi. Eccoci con la mini forgia, guardiamo. La ciliegia è quasi matura. Adesso il rinvenimento lo facciamo a casa nel fornetto elettrico che è più controllato come temperatura. Rieccoci con la nostra griffa temperata a dovere. Adesso gli diamo un po' di decapante così togliamo un po' di nero. Inizia già a sciogliersi. Un po' di gas. Meglio continuare all'aperto. Ecco, abbiamo tolto il grosso di quel nero che si era formato. Adesso facciamo una pulizia con la lucidatrice. Adesso l'ultima passata qua. E poi siamo a posto. Bene. Adesso qui, dove è possibile pulire, ci diamo il brunitore. Ed eccolo pronto all'uso. Andiamo a provarlo sul mandrino di torno a vedere come si comporta. Ecco, ora mettiamo su le griffe. Nell'uno ci mettiamo la griffa 1, normale, la sua, standard. Nella 2 altrettanto. Nella 3 dovremo mettere la nostra, che per logica l'ho messa nel numero 3, però saltiamo un giro, saltiamo. Quindi facciamo un giro completo. Questo va poi in base al fuoricentro che dobbiamo eseguire, allo spazio che vogliamo lasciare. Ecco. Adesso mettiamo su un pezzo e cerchiamo di centrarlo come vogliamo noi. Ecco, mettiamo su un pezzo, un tondo. Stringiamo normalmente. Qui conviene far lavorare provvisoriamente solo un grano e se possibile quello centrale, se il pezzo è lungo. Quell'altro lo mettiamo in appoggio dopo, perché altrimenti non si capisce quello che tocca e quello che non tocca. Ecco. Adesso guardiamo.
Ecco, ora l'ho regolato per fare un fuoricentro di 2 mm, che sul giro diventano 4. 1, 2, 3 e 4. Con questa regolazione si fa quello che si vuole. Se la vogliamo più piccola, la avviciniamo. Se la vogliamo più grande, la allontaniamo. Semplicissimo. Allentiamo appena un pochino qui. In contemporanea, stringiamo qui. Si regola alla perfezione, così si regola. Voglio arrivare al 50, voglio arrivare lì. E quando lì si stringe bene a modo, si stringe. Lì. E poi il colpo di grazia. Lo diamo con l'altro, con l'ultimo grano, lo mettiamo in appoggio. Lì, ecco, così siamo praticamente sul 50, perfetti. E con questo sistema facciamo la regolazione che vogliamo. Abbiamo sempre un doppio appoggio. E questa che regola l'ampliamento delle mascelle. Mi sembra un buon sistema. Così evitiamo di stare lì a mettere spessori, spessorini, che non ci si prende mai, si diventa pazzi e tutto il quanto. Io avrei anche due mandrini con quattro griffe indipendenti, però devi stare a smontare il mandrino, metterlo su, ci vuole 2 minuti o 3 o 4 a centrarlo, perché sono difficili da centrare, ci vuole sempre un sacco di tempo, invece così è molto più veloce, per le cose rapide, diciamo. E soprattutto questo sistema è pensato non tanto per me, ma per tutti quelli che stanno guardando, che non hanno a disposizione un mandrino a quattro griffe indipendenti, che sono costretti a lavorare con dei spessorini, che si diventa pazzi, effettivamente. Ecco, adesso facciamo una prova, a vedere se tiene la tornitura, ma è impossibile che non possa tenere. Adesso abbiamo il nostro fuoricentro. Chiaramente possiamo fare tutte le lavorazioni, possiamo svasarlo, possiamo. Ecco. Il pezzo non ha subito nessun danno. E direi che la griffa sia perfetta e la sta lavorando alla perfezione. Il video è terminato. Un saluto particolare a Mark, che è l'ideatore di questa griffa. Ciao Mark. E noi ci sentiamo per un prossimo video, per un'altra idea. Intanto buone griffe a tutti e ciao ciao!